Sì, ci abbiamo provato in tutti i modi, ma non siamo riusciti a sbloccarla. Era difficile perché comunque abbiamo affrontato una squadra che ha pensato solo a non prenderle e ci è riuscita. Si è portata via questo punto che per noi lascia un po' d'amaro in bocca. Ci abbiamo provato, ti ripeto, dall'inizio alla fine, abbiamo avuto anche buone occasioni per andare in vantaggio, poi la partita sarebbe cambiata sicuramente perché abbiamo avuto le nostre buone occasioni subendo, penso, un paio di tiri in porta da calcio piazzato e nulla di più. Però con il passare dei minuti è sempre più difficile queste partite riuscire a interpretarle nel modo giusto, perché poi alla fine c'è un po' di confusione, c'è con la voglia di andare in vantaggio, si perde anche un po' di vista quello che sono le posizioni in campo, i dettami della partita, dell'inizio della partita. Però posso fare solo i complimenti ai ragazzi che ci hanno provato veramente dall'inizio alla fine, con il cuore, con la voglia, con la volontà. C'era stato qualche problema in settimana di qualcuno che non stava al top, però veramente voglio fare i complimenti al portiere Natali, che ha sostituito Palmieri, perché pure lui non era a disposizione e si è comportato da veterano. Lui è 99, la prima partita che faceva in eccellenza, e voglio fargli i complimenti perché si è comportato veramente da giocatore esperto. Un punto, secondo me, ce lo siamo guadagnati tutti, anzi, forse i punti poteva vincere sia l'una che l'altra squadra. È chiaro, quando viene a giocare da Tolentino, devi comunque cercare di dare un atteggiamento un po' diverso rispetto alle altre partite in casa. Io sono molto contento della prestazione dei ragazzi, e chiaro, in questo momento, secondo me, è un punto d'oro questo guadagnato a Tolentino. E un po' di rammarico perché in questi ultimi 2 mesi, in cui abbiamo raccolto poco, per via un po' di non sfortuna, ma un atteggiamento sbagliato per via di qualche infortuni, e oggi, a parte il Capitan Principe e Michele Santoro squalificati, ho recuperato gran parte dei giocatori della rosa e speriamo, insomma, di concludere questo campionato degno della rosa e del nome di questa società, che comunque non ci dimentichiamo, è sempre una neopromossa. Noi 3 anni fa comunque giocavamo in prima categoria, quindi già venire a giocare in un impianto come questo di Tolentino per noi è un'enorme soddisfazione. Appunto, cosa vede adesso da adesso in poi per il suo Camerano? Io mi aspetto un finale di stagione degno come quello iniziale, e quindi chiaro, la salvezza prima di tutto, e cercare comunque di abbinare risultati a prestazioni, perché comunque è una squadra che ha sempre provato a giocare, anche oggi a Tolentino. E un paio di azioni ce le siamo create, ce le siamo guadagnate, e forse col senno del mal del poi, ripeto, pareggio è il risultato più giusto, ma nelle occasioni più nitide forse ce l'ha avuto il Camerano.